Nell'agosto 1942, un giovane di 26 anni muore misteriosamente nel manicomio di Mombello, vicino a Milano. Si chiama Benito Albino Bernardi. Della sua morte viene immediatamente informato Benito Mussolini. Perché? Chi era veramente Benito Albino Bernardi? Mombello, le mie ricerche si sono fermate perché all'epoca, io parlo degli anni 60 forse, sì, c'era un direttore che evidentemente era votato a salvare la memoria del Duce, perché mi trattò malissimo, disse lei non vedrà mai, perché io volevo vedere semplicemente l'atto di morte, per vedere se era morto veramente, no, che ci fosse una diagnosi della sua, se era veramente pazzo o meno. E mi ha impedito assolutamente di guardare. Io ho cercato di muovere anche altre autorità, ma ho trovato un muro e non sono riuscito mai a... Poi ho abbandonato la ricerca. Nella sua cartella clinica, una cartolina che ritrae un gruppo di marinai italiani in Cina e decine di lettere in cui il ragazzo implora di essere liberato dal manicomio per poter rivedere sua madre. Queste lettere non furono mai spedite. La madre del ragazzo, anche lei rinchiusa in un ospedale psichiatrico, ne era fuggita nel 1935 per poter riabbracciare il figlio. Subito catturata, morì in manicomio senza mai riuscire a vederlo. Il suo nome, Ida Dalzer, compare su decine di messaggi cifrati e informative riservate della polizia segreta fascista. Chi era Ida Dalzer? E perché fu internata in manicomio? Perché era malata di mente o per farla tacere? La nipote di Ida Dalzer, Alda Cimadom, è tornata a Pergine Valsugana nel manicomio in cui sua zia venne internata nel 1926. Pensare che mia zia è stata qui fra queste fergliate, questi corridoi, queste stanze, anni e anni, per non vedere nessuno dei suoi. Ah, poveretta, ha fatto una fine proprio tragica, tragica. Anni che è stata nel mio manicomio, sana di mente. È dura, eh? Qui Alda ha potuto leggere per la prima volta la cartella clinica di sua zia Ida. Nessuno può sequestrare la mia vita, coloro che hanno usato sono degli assassini, dei ladri immatricolati ai quali spetta la punizione suprema. Caro Benito, ma non senti di essere padre di un bellissimo e intelligente figliolo col tuo ritratto vivente? Non lo ami? No, chi ama davvero non getta con disprezzo le sue creature nelle mani dei sicari. Era una gemma, lo vezzeggiavo giorno e notte. Ora siamo entrambi prigionieri. Il figlio non sa se la sua sventurata mamma sia viva o morta. La mamma non sa quale uso diabolico abbiano fatto del figlio. E tu, capo del governo, taci. Ida Dalzer nasce nel 1880 a Sopramonte, vicino Trento, che fa allora parte, come il resto del Trentino, dell'impero austro-ungarico. Dopo aver studiato medicina estetica a Parigi, apre a Milano il Salone Orientale di Igiene e Bellezza Mademoiselle Ida. Un tocco di esotismo che non guasta in una Milano che va sprovincializzandosi al ritmo crescente delle industrie che l'hanno rapidamente trasformata in capitale economica e politica del paese. Ida frequenta la buona società milanese e nel 1912 intreccia una relazione amorosa con un funzionario della Carlo Erba, tale Giuseppe Brambilla. Quando la relazione finisce male, Ida cita Brambilla in tribunale per averla sedotta e abbandonata e chiede un risarcimento, ma perde la causa. Secondo i giudici, Ida è troppo sofisticata e matura per essere stata vittima di seduzione.
Nel frattempo, Ida si è legata sentimentalmente a un giornalista di successo e leader rivoluzionario. Donnaiolo e ambizioso, si è fatto le ossa in politica a Trento, non lontano dal paese natale di lei. È il nuovo direttore del quotidiano socialista L'Avanti, Benito Mussolini. Nel 1913, fra Ida e Benito, inizia a Milano una appassionata storia d'amore. Cara amica, non trovo 5 miserabili minuti per venire a salutarti. E ti scrivo queste poche righe in fretta, mentre di fuori l'omnibus attende. Venerdì, nel pomeriggio o alla sera, spero di dedicarti un po' di tempo. La nipote di Ida, Alda, conserva ancora le lettere e i telegrammi che Mussolini scriveva alla zia. Tutto va bene, mia cara, e ho il cuore gonfio di speranza. A domenica. I miei nemici cominciano a tremare. Buon segno. Ti abbraccio, tuo Benito Mussolini. Mussolini con le donne ha avuto un grande affare, si è dato un grande affare sempre. L'unica con cui ha continuato a lungo è stata Claretta, che è stata poi la sua ultima amante, però lui anche durante il periodo che stava con Claretta lui continuava a tradirla regolarmente. Pare addirittura che tutti i giorni nell'agenda di Palazzo Venezia, fra le 11 e le 11 e mezza del mattino c'è sempre il nome di donna, non si capisce bene perché. Sono anni tumultuosi per l'Italia, che allo scoppio della Grande Guerra si divide fra interventisti e neutralisti. Mussolini, da prima contrario alla guerra, poi si schiera fra gli interventisti e lascia la direzione dell'Avanti. Fonda il suo nuovo giornale, Il Popolo d'Italia, e viene espulso dal Partito Socialista. Ida gli è accanto e lo difende pubblicamente dalle accuse dei suoi ex compagni. Mia cara, giornata terribile oggi, ma risolutiva. Finalmente. Sono contento perché ho trovato i locali in via Paolo da Cannobio, quindi in una località felicissima. A poco, superate ad una tutte le difficoltà, e le piccole e le grandi, giungerò a realizzare il mio sogno. Ne sono lieto anche per te. Ma vado incontro a un periodo di formidabile lavoro. Questa mia ti rechi il buongiorno e il mio bacio appassionato. Tuo Benito. Contagiata dall'irruenza dell'amante, Ida trascura la propria carriera e vende tutti i suoi averi per aiutarlo col nuovo giornale. È il momento più intenso della loro storia d'amore. Mia piccola Ida, anch'io ti amo, quantunque non abbia potuto dartene prove solenni. Tutte le volte che salivano sullo scompartimento coppie di giovani sposi o di innamorati, io pensavo al nostro viaggio, il viaggio che abbiamo progettato. Come sarei stato felice di averti vicino oggi. Ti abbraccio con tutta la passione dei nostri momenti di intimità e di amore. Sono il tuo selvaggio amico e amante, Benito. Promesse di matrimonio rese più urgenti dal fatto che Ida è rimasta incinta. Ma fra lei e Mussolini il rapporto entra in crisi. Il futuro duce, impegnato nella ricerca di finanziamenti per il neonato giornale, si destreggia fra Ida e numerose altre amanti. Il legame più importante rimane quello con il suo vecchio amore di Forlì. Si chiama Rachele Guidi e da lui ha già avuto una bambina, Edda, iscritta all'anagrafe come figlia di Benito Mussolini e di madre ignota. Rachele, temendo di essere abbandonata, si presenta con Edda a Milano. Ida lo scopre e gli fa scenate di gelosia. Con l'Italia sempre più sull'orlo della guerra, Mussolini cerca di rassicurarla. Io comprendo il tuo stato d'animo, ma ti prego, ardentemente ti prego di non precipitare le cose. In questi giorni trovati un appartamentino ed io troverò il denaro per pagarlo e sarai ancora bella, felice, adorabile. La tua lettera mi ha molto turbato. Ti inganni quando dici quello che non è. Tu sai come vanno le cose. Perché questi scoraggiamenti, queste disperazioni? Vedi bene in quale tremenda tempesta io mi trovo, eppure sono in piedi, pronto a sfidare chiunque, l'odio degli uomini e l'avversità del destino. Calmati dunque e sii tranquilla. Io ti voglio bene e tu lo sai. Tuo Benito. Dalle colonne del suo nuovo giornale, Mussolini incalza la nazione alla guerra. Nel maggio del 15, l'Italia apre le ostilità con l'Austria. Mussolini parte bersagliere. Ciao, ciao, bel soldatino,
Vai, vai col tuo destino, combatti fiero e ritorna vincitor. La tua mammina ti stringerà sul cuor. Vai, va, bel soldatino, lontano oltre i confini. A Milano, Ida Dalser, cittadina austriaca e ora profuga di guerra, rimane sola, incinta e senza mezzi di sostentamento. L'11 novembre del 1915 nasce il bambino di Ida Dalser e di Mussolini. Gli viene dato nome Benito Albino. È un colpo per Rachele. Un figlio con un'altra, maschio per di più. Secondo alcuni, Rachele, che altre volte ha sopportato l'infedeltà del compagno, questa volta tenta il suicidio. Mussolini, costretto dagli eventi a prendere una decisione, la sposa civilmente, ma è al fronte, malato, e il matrimonio avviene per procura. Alle autorità militari, però, è Ida Dalser che risulta essere la moglie del bersagliere Mussolini e come tale le comunicano notizie del marito, come quando, durante un'esercitazione con un lanciabombe, rimane ferito gravemente. In convalescenza all'ospedale di Milano, riceve la visita di Ida, ma arriva anche Rachele. Un mattino, mentre andavo a fargli visita, mi trovai di fronte una donna bruna, dall'aspetto imponente ma scostante. Sulle prime non riconobbi Leila Dalser, ma lei si ricordava molto bene di me. Nella stanza in cui si trovava mio marito, la Dalser mi aggredì gridandomi in faccia: «Sono io la moglie di Mussolini e solo io ho il diritto di restargli vicino». Allora mi scatenai e mi avventai su di lei. A un certo punto arrivai a metterle le mani intorno al collo e cominciai a stringere. Dal suo letto, come una mummia avvolta dalle bende che gli impedivano di fare il minimo movimento, Benito cercava di intervenire, si gettò addirittura giù dal letto per fermarci. Per fortuna alcuni medici e infermieri intervennero, altrimenti credo che l'avrei strangolata. Alla fine la Dalser scappò via, mentre io scoppiavo a piangere. Rachele Mussolini. Ida, che si dichiara apertamente legittima consorte di Mussolini, contribuisce a creare l'opinione che ne sia effettivamente la moglie. Anche il Comune di Milano le rilascia un documento di riconoscimento e un sussidio di guerra nei quali viene esplicitamente definita tale. Il sindaco del suddetto comune certifica che la famiglia del militare Mussolini Benito è composta dalla moglie Ida Irene Dalser e da figli uno ed ha diritto del primo lunedì al soccorso complessivo di lire 7,70 centesimi. Secondo alcuni, Ida e Mussolini si sposarono in chiesa a Milano nell'autunno del 1914, un anno prima quindi del matrimonio civile con Rachele Guidi. La Ida Dalser era un po' troppo coraggiosa nel senso che non ammetteva che non fosse riconosciuta, perché è stata proprio un matrimonio, anche tutti qui a Sopramonte lo sapevano, diceva la mia mamma, un matrimonio in chiesa. A quell'epoca i matrimoni religiosi venivano registrati come annotazioni nel libro dei nati della parrocchia di origine. Ma nel libro dei nati della chiesa di Sopramonte, accanto al nome di Ida Dalser, non risulta alcuna annotazione di matrimonio. Peraltro, neanche la morte di Ida vi fu mai registrata. Sposata o no, quel che è certo è che l'11 gennaio 1916 Ida ottiene da Mussolini il riconoscimento del figlio, davanti al notaio Buffoli di Milano. Io, sottoscritto Benito Mussolini, fu Alessandro, dichiaro di riconoscere che il bambino chiamato attualmente Benito Dalser è mio figlio, per averlo la madre sua da me concepito. Dichiaro che al momento della nascita di tale mio figlio io non avevo alcun vincolo matrimoniale con alcuna donna. Mussolini, la cui posizione economica è visibilmente migliorata, si impegna anche a provvedere al futuro del figlio. Fin da ora mi obbligo verso di lui e verso la di lui madre di costituire al più presto un patrimonio indipendente da amministrarsi da un tutore.
Ottenuto il riconoscimento, Ida Dalser iscrive il figlio Benito Albino all'anagrafe di Milano con il cognome del padre, cognome che di lì a poco assumerà un peso di portata storica. Riconosciuto il bambino, Mussolini tenta di toglierlo alla madre. Ida si oppone e lo scontro finisce in tribunale. I giudici assolvono Mussolini dall'accusa di seduzione, ma affidano il bambino a Ida. Il tribunale di Milano condanna Mussolini Benito al pagamento di lire 200, pagabili il primo giorno d'ogni mese, per il mantenimento ed allevamento di Benito Mussolini Dalser a mani della madre di lui. Ma fra i due è ormai guerra aperta. Mussolini tarda a mandare gli assegni e a mantenere la promessa di sistemazione del figlio. Ida si presenta al giornale in via Paolo da Cannobbio e lo affronta, come ricorda Cesare Rossi, che sarà poi capo ufficio stampa di Mussolini. Una sera la Dalser fece a Mussolini una scenata al Popolo d'Italia, chiamandolo dal cortile a squarciagola. «Vigliacco, porco, assassino, traditore, vieni giù se hai coraggio!» con il bambino al fianco e il pugno levato. Non riuscivano a calmarla. A un certo momento Mussolini comparve stralunato al balcone del pianerottolo, bestemmiando. «È ora di finirla!» impugnando la pistola. I redattori ebbero da fare per trattenerlo, mentre due guardie regie portavano via la donna. Cesare Rossi. Mi ricorda quel film Attrazione Fatale, dove c'è Douglas che è inseguito da quella scatenata. Lei per me era veramente matta, comunque lo era diventata matta. Era una donna isterica, dalle sue lettere si legge, insomma, lei vedeva congiure dappertutto, scriveva al Papa, scriveva a cardinali, lo stava, come si dice, sputanando dappertutto quest'uomo. A Milano Ida continua a dichiararsi la signora Mussolini e a reclamare un risarcimento dall'ex compagno. La Dalser disse che la nostra casa era sua e fece mettere i sigilli. La mamma arrivò a casa, mi pare che c'ero anch'io, e trovò i sigilli alla porta. Figuriamoci, successe... non le dico. E da Mussolini. Ida si rivolge direttamente al ministro dell'interno Orlando. Per 3 anni sono stata la sventurata compagna di Benito Mussolini, direttore e proprietario del Popolo d'Italia, e da lui ho avuto un figlio. Quest'uomo mi ha consumato tutto quello che possedevo e quando col mio denaro è giunto a farsi una posizione, per tutta riconoscenza gli m'ha gettata col figlio sulla strada e si è unita a un'altra donna e m'ha completamente rinnegata, non curandosi più del piccino. Io mi trovo pertanto nella miseria più squallida e con un bimbo al petto che mi impedisce anche di lavorare. I miei mobili sono presso uno strozzino, i miei indumenti personali al Monte di Pietà. Non ho più nulla e la mia miseria è inaudita. Mi trovo in una pensione modestissima e non posso pagarla. In piena guerra contro l'Austria, una denuncia anonima segnala la Dalser come spia austriaca. Ida viene confinata a Firenze. Convinta che dietro la denuncia ci sia Mussolini, Ida si vendica, chiedendo al governo di indagare sui fondi occulti del Popolo d'Italia che Mussolini avrebbe ricevuto dalla Francia per spingere l'Italia a scendere in guerra al suo fianco. Mussolini telegrafa al capo gabinetto del Ministero dell'Interno, dove ha amici che contano. Nota signora dal suo comodissimo internamento Firenze, continua sua persecuzione, telegrafandomi cose false, con condimento banali ingiurie, che telegrafo accetta e trasmette. Domando applicazione misure più energiche, come internamento oltremare. In questo momento ho bisogno, onde compiere mio dovere di cittadino giornalista, tutta mia tranquillità. Mussolini. Il direttore del Popolo d'Italia viene immediatamente assecondato. Per incarico di Sua Eccellenza il Ministro, si prega di disporre l'immediato allontanamento della Dalser Ida e una rigorosa vigilanza nella sua nuova futura dimora. La polizia confina Ida a Caserta. Mussolini, congedato in seguito alle ferite, riprende il timone del Popolo d'Italia. Nella sede di via Paolo da Cannobbio si lavora a costruire il nuovo movimento che di lì a poco stravolgerà il panorama politico del paese. Dal suo confino di Caserta, Ida gioca la sua ultima carta e rivela nomi, cifre e date dei finanziamenti segreti francesi ricevuti da Mussolini. Questa volta il Ministero dell'Interno le dà ascolto.
Essa riferisce di aver saputo che il 17 gennaio 1914 ebbe luogo a Ginevra un colloquio fra il Mussolini, il Naldi e l'ex presidente del Consiglio francese Caillou, in seguito al quale quest'ultimo avrebbe versato in Ginevra al Mussolini o ai suoi compagni, Clerici Ugo, Morgagni e Manlio, la somma di 1.000.000 lire, somma che sarebbe stata depositata al Banco Iarac in via Santo Spirito numero 7 a Milano. Accuse pesanti e circostanziate che avrebbero potuto distruggere sul nascere la carriera politica di Mussolini. Ma le indagini si fermano alla soglia della Banca Iarac. È qui che Mussolini attinge il denaro per il giornale e i fondi neri, compresi gli assegni che saltuariamente fa inviare alla Dalser. Nonostante vengano poi confermati uno per uno i seri indizi scaturiti dalla denuncia, la polizia liquida la Dalser come isterica, esaltata dal desiderio di vendetta contro Mussolini. Finisce la guerra e Aida viene concesso di ritornare a Trento, ora divenuta italiana. Mussolini ha amici anche qui e uno di loro, funzionario dell'Ispettorato per le Terre Liberate, lo mette in guardia. Caro Benito, una certa professoressa, Aida Dalser, di Sopramonte, si spaccia per tua moglie. Tengo nelle mani un suo biglietto da visita ove si firma con il tuo cognome, Mussolini. Mussolini reagisce con decisione. Carissimo, la persona di cui mi parli è una pericolosa squilibrata e criminale, ricattatrice e falsaria. Ho avuto una relazione con lei, ho riconosciuto il figlio, ma non è mai stata, non è e non diventerà mia moglie. Dimmi cosa fa, dove e come vive. Nello stesso tempo falla sorvegliare e cacciala in galera, che è il suo posto naturale. Io le passo, purtroppo, 200 lire al mese. Mussolini. Le richieste di Mussolini hanno l'effetto desiderato. La casa della Dalsera a Sopramonte viene piantonata. Una zia mia, che si chiamava Maria, aveva lì i poliziotti, che di notte e di giorno tendevano nella casa della Dalser. Ogni tanto la scappava, poi la prendevano, ma lei non si rassegnava al suo destino. Sono gli anni dell'ascesa di Mussolini. Da direttore di giornale diventa capo di un movimento politico di reduci che assume presto le caratteristiche di un'organizzazione paramilitare, le Camicie Nere. Il dibattito politico si sposta sul terreno dello scontro fisico. Il paese è sconvolto da un violentissimo periodo di destabilizzazione che le istituzioni non riescono ad arginare. Nell'ottobre del 22, 25.000 camicie nere marciano su Roma senza incontrare alcuna resistenza. Mussolini riceve dal re l'incarico di formare il nuovo governo e diventa il più giovane presidente del Consiglio della storia d'Italia. Una carriera folgorante. Il figlio da lui avuto con Ida cresce con la madre a Sopramonte. Il suo cognome non è più un cognome qualunque. Ricordo di aver visto un documento di quando lui era stato iscritto a una scuola, mi pare, di Sopramonte. E nel registro c'era scritto Mussolini Benito Dalser, nato a figlio di B, puntato, che voleva dire figlio del presidente del consiglio. Sono andata a scuola con Benito e l'avevo di fianco al banco. Era vivace, purtroppo. Me l'hanno anche prese, perché la sua maestra, che si chiamava Luigina, lo chiamava ogni tanto all'ordine, e lui sempre scherzava, rideva, alzava le mani, aveva sempre un bastone e picchiava le sue amiche. Io lo descrivo robusto,
aveva i capelli a caschetto. La mamma Ida mi domandava sempre: Nadeli entra, gioca con mio figlio. Allora giocavamo a nascondino o con la corda. Poi la mamma veniva con un biscotto, un dolciume, ecco. Tutto questo. E a un certo momento la mamma, che si chiamava Ida Dalcer, ha detto: digli che sei il figlio del primo ministro del re. E lui ha abbassato la testa: io non c'ho padre, ha detto. Divenuto capo del governo, Mussolini lascia la direzione del Popolo d'Italia all'unica persona di cui si fida ciecamente, suo fratello Arnaldo. Questi, oltre al titolo di direttore, assume anche il delicato compito di gestire i fondi segreti che il neonato partito fascista utilizza per sistemare i propri affari riservati, come quello del figlio che Mussolini ha avuto dalla Dalser. Di lui si occupava soprattutto il fratello di Mussolini, cioè Arnaldo. Era Arnaldo al quale evidentemente il fratello gli ha detto: toglimi questa rogna di dosso, perché era Arnaldo che interviene, Arnaldo che minaccia i parenti della Dalser, che li minaccia, che stiano buoni, che non rompano tanto le scatole, perché so, li minaccia. Egregio signore, respingo la simpatia che lei dice di avere per mio fratello. Né io né lui sappiamo che farcene. Lo scandalo non deriva da noi, ma deriva da quell'elettissima donna di sua cognata e dai volgari sicari che le tengono bordone. Nessuna convivenza è mai esistita fra sua cognata e mio fratello. Nessun eroismo da parte di sua cognata, ma volgare ricatto, riconosciuto anche da una sentenza di tribunale. L'innocente che le sta tanto a cuore troverà tutela conveniente, all'infuori delle sue preoccupazioni e delle sue possibilità. Ma tutto ciò a suo tempo. Il corso della giustizia sarà inesorabile. E riguardo alla vendetta, anche quella a suo tempo. Riguardo poi alla stampa, dica pure ciò che vuole, perché Mussolini non ha niente da rimproverarsi. Arnaldo Mussolini. Il cognato di Ida, Riccardo Paiker, che a Trento è direttore di banca, non si lascia impressionare e continua a sostenere la cognata anche quando l'atmosfera politica del paese si fa drammatica, con l'assassinio del deputato socialista Giacomo Matteotti. Il potere di Mussolini è ormai assoluto e nel gennaio del 25 nasce la dittatura. In quello stesso gennaio, dopo una lunga trattativa, Riccardo Paiker ottiene un accordo col fratello del Duce. Veniva disposta con rogito notarile l'assegnazione di un capitale di lire 100.000, in consolidato 5%, a favore del minore Benito Mussolini, disponibile alla maggiore età. Il sottoscritto assumeva la tutela del minore con l'obbligo di utilizzare la rendita del capitale a favore del minore. Accettato l'incarico, disposi che il quasi decenne ragazzo venisse considerato membro della mia famiglia, Riccardo Paiker. Ida è soddisfatta della sistemazione del figlio, ma non si rassegna alle 200 lire di alimenti che le arrivano di tanto in tanto da Mussolini e manifesta pubblicamente il suo disappunto. Il capo della polizia teme atti inconsulti e scrive al prefetto di Trento. La Dalser è un'esaltata e un'isterica e potrebbe rendersi pericolosissima. La prego di predisporre oculatissima vigilanza, seguirne le mosse, conoscerne i propositi e impedire che si diriga a Roma o a Milano. Se le sue condizioni mentali ne dessero motivo, dovranno essere fatte d'urgenza le pratiche per il suo internamento in manicomio. Per la prima volta si menziona esplicitamente il manicomio come soluzione del problema Dalser. Era qua, come carcerata anche lei, perché era circondata, c'era le guardie, andava sì a Trento, veniva, ma quando è scappata a Roma, è scappata e... Ha portato i vestiti da basso, i vestiti, ha aperto tutte le imposte. E la questura credeva che fosse andata nell'orto, nel giardino. A Roma, Ida viene fermata in via Nazionale
e condotta con la forza al reparto psichiatrico del policlinico. Ma i medici non si lasciano convincere dalle pressioni della polizia. La nota Dalser Ida è stata dimessa ieri sera dalla clinica psichiatrica non essendo stata riconosciuta manicomiabile. La detta squilibrata, ieri sera stessa col treno delle ore 23.55, è stata fatta partire per Trento accompagnata da due sottufficiali specializzati. Il prefetto di Trento, Giuseppe Guadagnini, per evitare un'ennesima fuga, organizza un sistema di sorveglianza più efficiente. La vigilanza verrà esercitata dal comandante dei Regi Carabinieri, che si accerterà in via riservata della presenza della Dalser a Sopramonte. Ove se ne allontanasse, ne informerà subito, telefonicamente, la questura di Trento, che si affretterà a girare la segnalazione all'ufficio di pubblica sicurezza della ferrovia, il quale tosto dovrà disporre i necessari servizi per riuscire ad impedire alla Dalser di prendere il treno. Guadagnini. Il prefetto Guadagnini, squadrista della prima ora e poi senatore del Regno, è stato fra gli organizzatori della marcia su Bolzano, prova generale della marcia su Roma. Uomo di punta del nuovo regime in Trentino, si è fatto una reputazione per il suo approccio energico nella campagna di italianizzazione del Tirolo. Guadagnini ha già pronta da tempo la soluzione del problema Dalser. L'occasione arriva il 19 giugno del 26, con la visita a Trento del ministro della pubblica istruzione Fedele. C'è il ministro Fedele a Trento, dice, all'hotel Bristol, e io voglio parlare perché lo conosceva quando che era a Milano. E la zia dice, no, sai, no, non mandare perché lo sai cosa che ti capita. Beh, sì, beh, non andare, sai, Ida, no. Bene, non andrò. È andata fuori dalla porta, è andata. Ma lei era fissata di voler andare a parlarle a me. E là è andata dalla sua amica, d'accordo con la questura, guardi le amiche, ah sì, d'accordo, là si è vestita bene, si è comprato un bel vestito per presentarsi al ministro, è arrivata all'hotel Bristol. Nota Dalser Ida Irene, mentre il ministro stava rientrando albergo ove era alloggiato, tentò penetrare giardino antistante albergo stesso allo scopo di mettersi in evidenza e far nascere scandalo. Ormai c'era già la macchina pronta perché l'amica ha telefonato che stava venendo e là l'hanno presa e l'hanno portata a Pergine. Una schiera di agenti mi gettò di peso in un'auto, picchiandomi, malmenandomi nei modi più bassi e criminali. Nell'atrio della questura mi hanno piantonato fino alle ore 11 di notte circa. Un commissario che io non conosco, che non volle darmi il nome, mi fece legare su di una barella, nel mentre le risate atroci risuonavano per la questura. Essendo oltremodo agitata, fu sottoposta a visita da due medici, uno dei quali specialista malattie mentali. Lo specialista di malattie mentali è in realtà un otorinolaringoiatra, il dottor Tullio Banfichi, centurione della milizia e membro del direttivo del Partito Fascista di Trento. La signora Dalser Ida Irene presenta sintomi di grave eccitazione psichica, per la quale è necessario il suo immediato ricovero in un reparto specializzato. Il ricovero deve essere effettuato d'urgenza, perché l'inferma presenta stato tale di eccitazione che può risultare pericolosa a sé e agli altri. L'altro medico che firma il ricovero è Vittorio Stenico, un medico generico che ricuserà la diagnosi dopo pochi giorni, inutilmente. La guardia Angelo Consiglio mi strappò violentemente dalle mani la borsetta di foca contenente diversi valori, gridando: «Finalmente ci sei e ti accomoderemo noi». Nello informare onorevole ministero, ritengo opportuno venga subito dato avviso, ufficio stampa, per disposizioni dirette a impedire eventuali pubblicazioni incidente Dalser e ricovero manicomio. Prefetto Guadagnini. È la notte del 19 giugno 1926. Un'ambulanza lascia in gran segreto la questura di Trento, diretta al manicomio di Pergine. La famiglia di Ida è tenuta all'oscuro di tutto.
Dalser Ida Irene è arrivata ieri sera alle ore 22.30, era fissata alla barella. Da un esame fisico esterno si rilevano numerose ecchimosi. Appena sciolta dai lacci che la tenevano avvinta piedi e mani, esclama: «Ecco in che stato è ridotta la moglie e la madre del figlio del primo ministro». È dominata da questo suo stato di essere la madre del figlio del capo del governo e perciò sproloquia su tutto e su tutti. La sorella di Ida, Adele, e suo marito Riccardo Piker protestano col federale di Trento. Parliamoci chiaro. Tanto lei, tanto i signori prefetto e questore e molti altri sanno che la signora Dalser non è affatto pazza, ma solamente scossa di nervi. Ella sa ancora che gli impeti di ribellione della signora Dalser sono provocati unicamente dal suo stato di miseria e dalla continua vigilanza a cui è soggetta. Sembrerebbe quasi che, per partito preso, si sia curato questo sistema di sorveglianza irritante per condurre mia cognata a commettere atti inconsulti, allo scopo di avere un pretesto di toglierla dalla circolazione. Riccardo Piker. La reazione del regime è immediata e la sorella e il cognato di Ida vengono convocati in questura. Avuta la presenza del signor Piker, Riccardo viene severamente diffidato ad astenersi assolutamente da ogni e qualsiasi manifestazione pubblica e privata nei riguardi della propria cognata e del nipote. In caso non ottemperasse alla diffida, verranno adottati a carico di lui più severi provvedimenti. Questore Panini. Dopo si aveva paura perché non c'era mica tanto, non mi è come adesso, no? Allora, sa, sotto il fascismo, venivano, ti prendevano e ti mettevano le manette. La prima indagine approfondita sulla vicenda di Ida Dalser e sul figlio che ebbe con Mussolini fu fatta nell'immediato dopoguerra da un giovane cronista, poi divenuto una firma prestigiosa del giornalismo italiano, Alfredo Pieroni. Interrogai i medici, le suore e le infermiere che avevano curato questa signora. Perché bisogna pensare che io questo lo feci nel 49-50. Ora, se si pensa che il figlio era morto nel 42 e lei, insomma, non molto tempo, mi pare nel 35, le cose erano ancora molto fresche. Questi medici del manicomio e soprattutto gli infermieri e le infermiere mi raccontavano che questa era una donna normale che ovviamente si arrabbiava e, come si dice in italiano, dava fuori da matta. Nell'inchiesta pubblicata da Pieroni sulla settimana Incom compare anche una cartolina scritta a Ida da suo figlio. Carissima mamma, sta tranquilla. Non pensare a me, che sono con la zia, e sappi che tutto il male non viene per nuocere. Io prego per te e ti aspetto presto a casa. Baci affettuosi. Tuo figlio Benito Mussolini. Ma la cartolina non verrà mai spedita. È il 25 giugno del 1926. Il piano di Arnaldo Mussolini per risolvere il problema di Ida e suo figlio procede. Dopo l'internamento della madre, il regime passa ad occuparsi del bambino. Quando sono venuti a prenderlo, in cinque. Cinque. Ha aperto la porta. Lei deve consegnarci il bambino. E il bambino era fuori, aveva nove anni, dieci anni, non so. Era fuori in giardino, scalzo, perché era estate. E l'ha sentuto che lo vogliono portare via. Allora si è aggrappata alla zia, alle braccia. Non lasciami prendere, non sa, lì pianti, queso. Ma erano un cinque, l'hanno strappati, l'hanno portato, ci hanno messo in un fazzoletto di non so cosa, per addormentarlo un poco. E in macchina è rimasto fermo così. Il prefetto comunica il successo dell'operazione a Mussolini con un telegramma cifrato. Oggi stesso consegna avuto qui luogo, non senza opposizione subito vinta, e minore è stato avviato istituto provinciale di Sant'Ilario presso Rovereto senza alcun incidente. Ossequi, prefetto Guadagnini. Ma il ragazzo riesce a fuggire e il fratello del duce lo trasferisce segretamente in un altro collegio. Per molti mesi dopo il suo rapimento, né la madre né il resto della famiglia sanno dove si trovi il bambino.
ci mandava mica notizie, sano, niente, no. Tutto chiuso dopo. Si sapeva che l'hanno preso, che l'hanno portato, certo, in qualche collegio, in qualche... Dopo si è saputo che era a Moncalieri. La missione del collegio Carlo Alberto di Moncalieri, diretto dai padri Barnabiti, è educare cristianamente l'elite del regno, secondo una filosofia basata sul triangolo Dio, patria, famiglia. La disciplina, di tipo militare, regola ogni momento della giornata. Carissimi zii, ho ricevuto i vostri scritti e le fotografie. Io mi trovo in collegio benissimo e sono contentissimo di star qui. Ho tanta voglia di studiare per farmi onore e per farvi contenti, cari zii, e tutti quelli che tanto si occupano di me. Lo zio Arnaldo mi è già venuto a trovare e lo aspetto ancora presto. State tranquilli, che io sempre vi ricordo e prego molto per voi e per la buona mamma. Affezionatissimo Benito. Più tardi il ragazzo racconterà agli zii che molte delle lettere gli venivano dettate. Arnaldo, attraverso il federale di Trento, individua la persona di fiducia che possa gestire l'affare del figlio segreto del duce con la massima discrezione. È il commissario prefettizio di Sopramonte, Giulio Bernardi. Giulio Bernardi era una persona molto conosciuta a Trento e ha due sorelle laureate, tutte e due, professoresse. Lui credo, cioè senza credo, ha fatto ragioneria, dopo non so se ha fatto qualche studio particolare. Era un bel uomo, non molto alto, magro, con gli occhiali pince-nez. Sapeva parlare, sapeva imporsi. Tra Arnaldo e Bernardi viene stipulato un accordo segreto. Il dottor Arnaldo Mussolini si adopererà che al cavalier Giulio Bernardi venga assegnato a Trento un impiego fisso di assoluta fiducia e responsabilità e che tale impiego sia convenientemente retribuito in modo che esso possa con tranquillità bene assolvere l'incarico di fiducia affidatogli dal dottor Arnaldo Mussolini. Giulio Bernardi era una persona piuttosto autoritaria, creduta, si rivolgevano a lui anche per dei pareri. Me lo ricordo in divisa fascista, anche lì sempre molto tirato. Divisa, penso che se la facesse fare dal sarto invece che prendere la divisa normale, perché era molto curato nel suo vestire. Arnaldo fa dare a Bernardi la tutela legale di Benito Albino e l'amministrazione degli interessi del fondo di 100.000 lire istituito in favore del ragazzo. A Bernardi viene affidata anche la tutela legale di Ida e la rendita degli alimenti che essa riceve dal duce. E lui evidentemente aveva incaricato il fratello di tenerla a bada. E la funzione di Arnaldo fu quella. Infatti lui era odiatissimo. Dalser riteneva che Arnaldo fosse il capo della congiura, insomma, e che tenesse all'oscuro Mussolini Benito dalle sue faccende. Invece Mussolini sapeva tutto, sicuramente. A Ida viene proibito qualunque contatto con la famiglia e col bambino. Le sue lettere, sequestrate, finiscono nella cartella clinica. Caro Benito, tutto è capitanato da tuo fratello, signor Arnaldo Mussolini. Da tempo egli ha gettato il germe della discordia fra me e te, uniti da un amore santo, profondo. Bada che Benitino, il nostro piccolo e grande amore, non può più oltre sottostare alla mancanza della mamma sua. Attendo la tua parola, la tua liberazione. Ida attende invano una risposta. Per Mussolini il caso Dalser sembrerebbe chiuso, ma si sbaglia. Aspetta con vivo desiderio di essere rimessa in libertà, come è certa che accadrà presto o tardi. Ma qui si annoia e specialmente soffre perché non vede suo figlio che forma la sua più cara compagnia ed è l'unica cosa che desideri. Ha evidentemente idee di fuga. Per precauzione si decide di allontanarla da Trento. Ida si oppone e viene costretta. Stretta fra una brutale camicia di forza, di notte in auto, mi hanno condotta a Venezia, in un'isola che mi mette orrore e spavento. Venitemi a prendere o morrò d'angoscia.
L'ospedale psichiatrico femminile di Venezia, isolato dal resto della città, dalle acque della laguna, occupa l'intera isola di San Clemente. Fuggirne è impossibile. Ida Irene Dalser proviene dal manicomio di Pergine con diagnosi di sindrome paranoidea in soggetto nevropatico. Dice che i suoi persecutori l'hanno fatta relegare in manicomio allo scopo di farla passare per pazza e allo scopo di rubarle il suo bambino. È venuto da me Giulio Bernardi, imponendomi di seguirlo e di riconoscerlo tutore di mio figlio, tutore già eletto dal tribunale. Io non l'ho riconosciuto che per un volgare delinquente. Esigo che mio figlio rimanga in casa degli zii, i quali hanno sempre fatto per lui da madre e padre in mia assenza. La sera e il giorno successivo la Dalser ebbe uno scoppio violento di disperazione e di pianto. Gridava che quel Bernardi si è fatto la sua posizione gridando eia eia nella strada, che è una spia, un volgare delinquente, che per 1.000 lire sarebbe capace di colpire a tradimento anche Mussolini. C'è il rischio che i medici di Venezia rilascino Ida. Arnaldo Mussolini, avvertito tempestivamente, corre ai ripari e invia a Venezia il suo segretario personale, Alberto Pianca, con l'ordine di riportare la Dalser al manicomio di Pergine. È la fine del 1926. Il fascio littorio diventa emblema ufficiale dello Stato. A partire dall'anno nuovo, alla data dovrà seguire l'anno dell'era fascista. Ida scrive lettere alla famiglia, al figlio, a Mussolini, persino al Papa. Quasi tutte vengono intercettate. Ida la scriveva le lettere di nascosto, con un velo di carta, e poi conosceva il custode delle prigioni o del manicomio, le spedivano su a Cadine o a Trento dove c'era suo zio. E il zio le ripeteva sopramonte che tutti si facevano meraviglia di queste cose, perché era una donna saggia, una donna presente a se stessa. Le notizie che trapelano dal manicomio passano di bocca in bocca, alimentando le dicerie in paese. La parlava sulle lettere che l'hanno legata in un stanzino di 4 metri, senza luce, privo di aria, e che l'hanno trattata, l'hanno messa con un camice scuro e tutto a brandelli, e parlava proprio che la trattava come una pazza. Questa l'abbiamo ricevuta noi, l'abbiamo ricevuta dalla signora Magnano. Carissima sorella, non ho pace. Non ricevo mai tue nuove e tu non avrai mai le mie. Addolorata mi alzo e mi addormento col pianto, chiamando ogni istante il mio piccolo Benito. Che strazio che mi consuma. Bacia per me Benitino e provvedi affinché io esca da questo lugubre cimitero. Vostra affezionatissima Ida. Ma non si poteva far niente, no? Cosa si poteva fare? L'abbiamo ricevuta, ma come l'abbiamo ricevuta è qui. E che abbiamo fatto? Non potevamo prenderla fuori dal manicomio, no? A 2 anni dal ricovero di Ida, Arnaldo Mussolini la fa dichiarare incapace di intendere e di volere. L'interdizione toglie definitivamente alla donna il controllo legale sul figlio, passandolo di fatto al fratello del duce. Intanto lo zio Arnaldo tiene d'occhio i progressi di Benito Albino in collegio. Carissimo, il dottor Pianca mi ha detto che cresce un ragazzo sano, disciplinato e volenteroso. So che sei ubbidiente verso i tuoi buoni superiori. Di quest'ultima cosa ti faccio una speciale raccomandazione. Spero di venirti a trovare fra non molto tempo. Ad ogni modo rassicurati che penso spesso a te e al tuo avvenire. Sii buono e sii bravo e ricevi un abbraccio affettuoso dal tuo Arnaldo. A suo zio si era interessato anche. C'è quella lettera lì. Penso per te e il tuo avvenire. Non so, c'è su scritto, vero? Ma c'è l'avvenire. È un avvenire
mica tanto bello, no? Nel registro del collegio di Moncalieri, il bambino è iscritto come Benito Dalzer, figlio di Benedetto, anche se nessuno ha dubbi su chi sia suo padre. La sensazione che ho avuto che non brillasse negli studi, ecco. Ne ho sentito parlare da qualche ex convittore anziano che l'aveva conosciuto, che aveva vissuto insieme qualche anno, e appunto mi dicevano che era un tipo molto estroverso, un allegrone, e che facilmente, ecco, faceva le imitazioni di suo padre, proprio che da far ridere un po' tutti quanti i miei compagni di camerata. Il carattere irrequieto e insofferente di Benito Albino rischia di creare non pochi imbarazzi al duce. Prima che il ragazzo possa conseguire la licenza liceale, all'insaputa degli zii, Arnaldo lo ritira dal collegio e lo rispedisce a Trento, a casa di Giulio Bernardi. I primi anni 30, mio zio ci ha avvertito che arrivava Benito Albino Mussolini Dalzer, e che sarebbe abitato con loro in quanto lui diveniva il tutore, anzi l'adottante del figlio di, naturale di Mussolini. Penso che sia anche un vanto quando ti dicono domani il federale avrà chiesto a mio zio, sapendo che era Arnaldo che lo chiedeva e che veniva quindi da, se non direttamente ma indirettamente, dal capo del governo. Penso che era anche una certa occasione di un po' di orgoglio. E poi, essendo un fascista convinto, le avevano chiesto di fare una certa cosa e lui l'ha fatta. La convivenza è stata normalissima, era in fondo un buon uomo, un po' Balzano, un po' diciamo montato dal fatto che lui era il figlio del capo del governo, e questo provocava dei disguidi. Naturalmente aveva spesso un poliziotto che lo seguiva, e ha avuto qualche manifestazione nervosa in giro per Trento, si è messo a gridare una volta, più volte anzi, ma complesso si è comportato bene. Qui a Trento facevo la terza media, avevo come compagno di banco un certo Dalzer. Del carattere posso dire questo, che era buono il ragazzo, però ogni tanto si eccitava, diciamo, e aveva faceva capire che c'era qualcosa che non andava nella testa, almeno sa, per quello che potevamo noi, insomma, giudicare, eravamo giovani, non dico aggressivo, ma si arrabbiava facilmente, magari dopo diventava buono come una pecora, però c'era momenti che si agitava veramente, anche per stupidaggini. Allegro non era, non l'ho mai visto, pochissimo visto ridere, per esempio. Non scherzava, era sempre chiuso, molto chiuso in lui. Spesso gli veniva in mente che era il figlio del capo del governo, e allora diceva: ma io sono qua che non faccio niente, io col figlio del capo del governo potrei avere chissà che incarichi, e discorsi del genere. E un paio di volte l'ha fatto un po', diciamo, brutalmente in città, e allora interviene subito la polizia, perché era quasi sempre seguito. Il ragazzo, pur abitando a pochi chilometri dal manicomio in cui è rinchiusa la madre, non la vede dall'età di 10 anni. Del padre, invece, incontrato una sola volta dopo la nascita, conosce a memoria ogni espressione, come milioni d'altri italiani. Che veniva e si interessava di lui era il fratello di Benito Mussolini, capo del governo, Arnaldo Mussolini. Io mi ricordo una o due volte che è venuto a trovarci, a trovar loro, cioè a trovare Benito, e con un macchinone, con la polizia, una persona buonissima, mi sembrava, l'ho conosciuto, e era quello che teneva i rapporti e che si interessava della vicenda di Benito.
Ma ancora una volta, un evento inatteso cambia bruscamente il corso della vita di Benito Albino. La morte prematura di Arnaldo Mussolini. Quel giorno era esposto il Corriere della Sera, tutto aperto, nell'edicola nero, da una parte il ritratto del Duce di Benito Mussolini, dall'altra parte invece il ritratto del fratello di Arnaldo Mussolini, perché era morto il giorno prima. Quando siamo passati davanti il Dalser, che si chiamava Benito come il papà, guarda queste fotografie e incomincia a inveire e dire: quel Lazzarone dice è mio padre, eccetera. Io sono rimasto lì perché non sapevo che era figlio di Mussolini. Dice: quello è un Lazzarone, mio zio, si era bravo, dice mio zio Arnaldo, invece mio padre mi ha abbandonato. Io ho pensato, dico, chissà, è una tirata forse fatta così. Arnaldo Mussolini muore il 21 dicembre del 31 di collasso cardiaco alla sua scrivania al Popolo d'Italia. E continuava a dire di suo zio, che invece suo zio, che era l'Arnaldo Mussolini, il fratello del Duce, nero, continuava a dire: questo sì è bravo, questo sì è un bravo uomo, no? E invece mio padre è così, ecco là, eccetera. Ne ha dette di tutti i colori, mi ricordo. A un certo momento, ma sarà passato un minuto o due al massimo, nero, sono capitati due questurini, l'hanno preso e lui aveva una forza fenomenale, sai, perché era un ragazzone, e mi ricordo che cercava di divincolarsi, nero, e l'hanno portato via. È arrivata una macchina della polizia, non l'ha più visto. È un ennesimo cambio di scena per Benito Albino, che finisce in collegio a San Michele d'Adige, in un istituto agrario questa volta. Per il Duce, l'improvvisa morte di Arnaldo è un duro colpo. Arnaldo era il fratello, veramente il fratello di Benito, si adoravano questi due fratelli. E Arnaldo era sempre stato il suo amico, il suo consigliere, perché era molto più saggio, molto più modesto, molto più attento, e quindi lo ha sempre protetto. Con la scomparsa del direttore del Popolo d'Italia viene anche a mancare la controparte di quell'accordo segreto stabilito tra Arnaldo e il cavalier Bernardi. Dopo la morte di Arnaldo Mussolini le cose sono cambiate, economicamente parlando. Tant'è che mio zio, che andò una volta a parlare col segretario particolare, il principale segretario particolare di Mussolini, gli disse: guardate che economicamente io lo faccio volentieri, dice, ma i soldi che mandate non sono sufficienti per farlo vivere decentemente, insomma, no? A Sua Eccellenza Benito Mussolini, capo del governo. Eccellenza, fino dall'inizio delle trattative col defunto illustre fratello Arnaldo, mi ero proposto di non disturbare in nessun modo Vostra Eccellenza Illustrissima. Chiedo infinite scuse, ma di fronte alle necessità, come ex bersagliere volontario, non dimentico che vale più un atto di sincerità che molti complimenti. I miei più devoti ossequi, Giulio Bernardi. L'intervento dall'alto sblocca la situazione. Il regime inaugura un nuovo sanatorio a Mesiano, vicino Trento, e il cavalier Giulio Bernardi viene nominato direttore amministrativo. Lui guadagnava bene, perché aveva anche questo incarico, credo, la Cassa di Risparmio, e a Via Alba poi evidentemente aveva un buon stipendio, quindi non ha avuto mai problemi finanziari. Nel 22 ha costruito questa casa che mi sembra che mi diceva che era costata sulle 100.000 lire, che allora era un bel importo. Benito abitava, la sua stanza era questa. Qua c'era uno studio di mio zio, lì c'era la stanza da letto dei Bernardi e di là era la parte giorno. Gli avevano assegnato
un certo quid mensile o annuale per il mantenimento del benito. La gestione dei fondi della faccenda Dalser, come di altre operazioni segrete del regime, continua dietro la copertura del Popolo d'Italia. Con la morte di Arnaldo passa al suo giovane sostituto, Edoardo Rapetti. Il cavalier Bernardi ha dichiarato a me di avere bisogno di uno stipendio di 2.000 lire mensili. Gli ho detto che la differenza di cui ha bisogno gli verrà corrisposta da noi. Il Bernardi mi ha dichiarato inoltre che appena si sarà stabilmente messo a posto, comincerà a restituire le 10.000 lire avute in prestito dal Popolo d'Italia quando ancora era in vita il povero direttore. Il Bernardi è un galantuomo e non speculerà mai sull'incarico di fiducia che gli è stato affidato. Edoardo Rapetti. Bernardi fa del tutto per impedire al ragazzo ogni contatto coi familiari. Ai vertici del regime fa credere di essere riuscito ad allontanare Benito Albino dagli zii, ma non è così. Non dubitare, cara zia, che non mi lascio lusingare da nessuno. I miei zii saranno i miei zii e nessuno al mondo sarà capace di prendermi l'affetto di tutti. Ti bacio insieme allo zio e alla mia cara cugina Alda. Benito Dalser. Certo che mia zia voleva vederlo, poveretto, ma qualche rarissima volta, ma sempre con una paura che ci vedeva. Dopo è venuto a saperlo anche. Dopo li sgridavano. C'è una lettera là. Carissimo Benito, devi tenere presente una volta per sempre che è stato già disposto perché l'automobile della questura sia sempre a disposizione per ricondurti a San Michele, qualora tu dovessi ripetere quanto hai commesso durante il periodo delle vacanze di Natale. Tuo affezionatissimo, Giulio Bernardi. Mio zio alzava un po' la voce e Benito taceva, perché in fondo era anche un timido. Carissima zia, avrei molto desiderio di parlarti, ma non posso, perché sennò ricevo una sgridata quando vado a casa, come tu lo sai. Non certo il rapporto tra padre e figlio, perché non c'era nessun affetto né reciproco. Forse Benito era un po' più affezionato a mio zio che mio zio a Benito. Gli diceva papà. Però direi forse che lo diceva con non spontaneamente, ecco, lo diceva un po' forzatamente. Nel luglio del 32 Bernardi avvia la procedura per cambiare legalmente il cognome di Benito Albino da Mussolini a Bernardi. Il motivo c'era che la voce si spargeva in giro che quello sarebbe stato figlio di Mussolini e che quindi Mussolini ne avrebbe avuto un danno politico. Si voleva mettere a tacere la cosa, a nascondere il fatto. Le proteste della famiglia vengono ignorate e Benito Albino cambia cognome. È il coronamento del disegno di Arnaldo Mussolini. Il cognome Mussolini portato da Benito Albino Mussolini è sostituito col cognome di Bernardi e di conseguenza lo stesso dovrà chiamarsi per l'avvenire, in tutti gli atti ed in ogni circostanza, Bernardi Benito Albino. L'opposizione non poteva significare che confino, o peggio ancora. Tanto più che il sottoscritto e la propria moglie erano stati avvertiti di non interessarci più, né punto né poco, del nipote. E così scomparve ufficialmente dalla circolazione Benito Mussolini, figlio di Benito Mussolini, per comparire sotto le spoglie di un qualunque Bernardi, Riccardo Piker. Per Ida è la sconfitta definitiva e la fine della sua lunga battaglia per il riconoscimento del figlio avuto con Mussolini. Certo che se lei avesse rinunciato a quel benedetto cognome, sarebbe stato bene, mi avrei rinunciato piuttosto che fare una vita compagna, ma lei no, niente. Solo dopo 7 anni di divieto viene concesso alla sorella e al cognato di Ida di farle visita in manicomio, ma a condizione che sia presente il personale medico. Degli incontri vengono tenute informate le autorità. Si è scagliata contro la caporeparto, ha rifiutato di ricevere i parenti nel parlatorio. Vengano, ha detto, se vogliono vedermi nella mia tana.
ha chiesto con insistenza la libertà. Ai continui atti di insubordinazione di Ida seguono misure sempre più punitive. Sarebbe bene che per qualche tempo non fosse visitata. La porta della ricoverata Dalser la notte deve restare aperta e la ricoverata stessa deve venire attentamente sorvegliata. Il rigoroso isolamento ha prevedibili ripercussioni sulle condizioni di Ida. Scrive continuamente, su qualunque pezzo di carta le capita fra le mani, facendo appello ai suoi immaginari liberatori. Gli scritti contengono ogni tanto parole da lei coniate e di cui si rifiuta di dare il significato. La sua grafomania si rivela ancora meglio con le innumerevoli iscrizioni a matita delle quali ha coperto le mura della sua camera. Mi faceva impressione perché tutti i giorni faceva delle gran prediche, proprio tipo comizio, dalla finestra della inferriata del manicomio, lo chiamavano ospedale psichiatrico, che era proprio di fronte alla via Tegazzo, dove abito tuttora, dove sono nata e anche abito anche adesso, e si vedeva questa figura aggrappata alla inferriata che urlava e parlava contro quest'uomo che era il padre, era il duce insomma, e era il padre di suo figlio. Tutto il giorno gridava è tuo figlio, è tuo figlio, è tuo figlio. Mi è rimasto proprio dentro come un disco rotto. Uno degli infermieri del manicomio di Pergine ricorda ancora quando da ragazzo, andando a scuola, passava davanti alla finestra della Mussolina, come la chiamavano tutti in paese. Qua c'è quella finestra là, c'era la cella dove la mettevano quando la Mussolina era un po' agitata e ora la richiudevano come una cella di rigore, insomma, praticamente. No? E noi passavamo da quella stradina lì e sentivamo tutte le voci che gridavano, perché qua gridavano tutti i padiglioni, no? E sapevamo che c'era una signora che era stata internata da parte di Mussolini. Ora noi li cantavamo su per scherzo, no? E per Benito Mussolini, ea ea la la, duce, duce, e avanti, no? Così, e poi si scappava, no? La chiamavano la moglie del duce ai miei tempi, perché avevano dato anche un tema, cosa vedo dalla mia finestra, e una mia coetanea, forse aver avuto di una classe più avanti, ha scritto dalla mia finestra vedo la moglie del duce che grida tutto il giorno è tuo figlio, e le hanno sequestrato il tema. A Trento, non lontano dal manicomio in cui è rinchiusa la madre, anche Benito Albino continua ad essere una fonte di imbarazzo per il regime. Magari era con della gente che gli presentavano degli amici, allora lui poi, sapete che io sono figlio di Mussolini? Era vero, Dico, non è che dicesse delle bestialità. Però, insomma, il motivo per il quale poi l'ha messo in marina militare è stato proprio per toglierlo da Trento, perché evidentemente era qua che era avvenuto, che si era nato, che la mamma stava qua, eccetera. E hanno nominato un marinaio, Giacomo Minella, pezzo di uomo, di Fonzaso, Petre, suo custode, diciamo. Quindi Benito è partito e io non l'ho più visto. Io ero legato con tripla catena, diciamo così, se si può dire, a Benito, ma d'altra parte a me non pesava farlo, assolutamente. Benito Albino e Giacomo si trovano assieme nella scuola navale di La Spezia e frequentano un corso per telegrafisti. Io lo avevo in custodia praticamente e dovevo cercare di fargli avere una vita più normale possibile. Ma Benito Albino non può avere una vita normale. Quando nel 1933 il ragazzo a 18 anni si innamora di una coetanea vicina di casa degli zii a Trento, non sa che la polizia intercetta la corrispondenza. Valeria, bambola mia, fata dei miei sogni.
Credimi, cara, la tua angelica persona ha posto in me un'ineffabile dolcezza, una voluttà arcana nei miei sensi. No, non torturarmi. Amami di vero amore, come te l'ho detta il tuo cuore. Oh, cara, quante cose vorrei dirti. Tuo affezionatissimo Benito. Benito, caro, già che ho un momento di tempo ti scrivo. La tua lettera di sabato mi fece tanto piacere, anche perché ho capito che stai bene e sono contenta che domenica vieni qui a trovarmi. Io, benché non ti scrivo frequentemente, ti penso sempre e con grande affetto. Un saluto caro da tutte le mie sorelline e da me un fisso bacio. Tua Valeria. Valeria è Valeria Paolazzi e fa l'operaia presso una fabbrica della Michelin di Trento. I suoi genitori ricevono la visita della polizia. Paolazzi Giuseppe Fussimone, padre della signorina Valeria, e la moglie sono stati ancora una volta diffidati a non occuparsi in qualunque modo e per qualsiasi ragione del Benito Bernardi, con avvertenza che qualora in avvenire dovessero dar luogo a nuove lagnanze saranno adottati provvedimenti di maggiore rigore. Commissario Scripilliti. Lui doveva comportarsi in determinato modo, in modo che non apparisse che suo padre era Benito Mussolini, il duce del fascismo e il capo del governo. Anche il padre adottivo, Giulio Bernardi, fa terra bruciata attorno al ragazzo. Quando scopre che un marinaio potrebbe avere una foto di Benito Albino, chiede al questore di Trento di sequestrarla immediatamente. Nel caso non l'avesse con sé, occorre chiedere a chi l'ha consegnata. Se la tiene in portafoglio, bisogna ritirarla e inviarla all'ammiraglio Tour, comandante superiore del CREM, Corpo Reale Equipaggi Marina, La Spezia. Vi è l'assoluta proibizione che girino fotografie del ragazzo. Questo è un ordine del sottosegretario del Ministero della Marina. Indaghi senza paura e mi telefoni convenzionalmente l'esito. Grazie e saluti i fascisti. Giulio Bernardi. Era la fotografia perfetta di suo padre, sia nel comportamento fisico, nei movimenti, nel modo di camminare che aveva Mussolini, tale quale preciso era la fotografia di suo padre. Nessuno degli altri figli di Mussolini assomigliava a lui. Era la fotografia sputata di Benito Mussolini. Nell'agosto del 34, appena finita la scuola navale, ai due marinai arriva l'ordine di partenza, destinazione Mar della Cina. Siamo stati imbarcati sul Conte Rosso a Venezia e siamo arrivati in Estremo Oriente praticamente un mese, insomma, dopo della partenza. Benito Albino e Giacomo prendono servizio sull'incrociatore quarto nel porto di Shanghai. Per uno strano gioco del destino, in questa stessa parte del mondo si era venuta a trovare solo due anni prima, in circostanze molto diverse, anche la sorellastra di Benito Albino, Edda Mussolini, che aveva seguito il marito Galeazzo Ciano, console italiano a Shanghai. Lui, insomma, parlava di suo padre, sì, e mi diceva, guarda come tratta mia madre, come tratta me, eccetera, non ne vuol sapere, io non l'ho mai visto. Lui non ne vuol sapere di me, ma un ragazzo in quelle condizioni, che è continuamente sotto uno stress inimmaginabile nel mondo naturale delle cose, non poteva non subire danni. E li subiva, è come, però lui se li teneva dentro. Quando era in fase oscura, io mi avvicinavo, dico, Benito, cosa diavolo ti salta in mente, cos'hai? Ma niente, sai, parla, sfogati, lo sai che di me ti puoi fidare. Certamente, direi senza dubbio di sorta, che la vita marinara per lui è stato un attimo di evasione dai continui pesanti mutamenti improvvisi e irragionevoli che doveva subire. Ma nella primavera del 35
la spensieratezza della vita in marina di Benito Albino viene bruscamente interrotta. Una mattina ricevo un telegramma, l'ho ricevuto io direttamente. Da Trento mio zio mi pregava caldamente di comunicare a Benito coi dovuti modi, con le dovute opportunità, di comunicargli che sua madre era morta. Nel sentire quella notizia, come mi colpisce anche in questo momento mentre parlo, che mi fa sorgere, sconvolgere emotivamente, beh, io l'ho vissuta prima di lui questa storia e sapevo che lui, che quella sarebbe stata la notizia che lo avrebbe travolto. Me lo immaginavo perché lo conoscevo profondamente. Dopo un po' di giorni ho cominciato a vederlo cambiare, mutare, a diventare proprio impossibile, a straparlare qualche volta. Il comportamento imprevedibile di Benito Albino rischia di trasformarlo in una mina vagante per il regime. Quando qualcuno gli chiedeva del padre di qualcuno di qua e di là, allora diceva: mio padre è il capo del governo. E io dico: Benito, lo dirci mense, lo buttavo nello scherzo così. E gli altri dicevano: ma se è vero così, perché lui è qua in compagnia bella? Ma dico: sentite, questo ha dei problemi. E lui non vuole essere interpellato sulle questioni di famiglia. E il pericolo era che lui andava a dire chiaro e tondo chi era, fuori, in un ambiente assolutamente antifascista. E là ci andava di mezzo lui, ci andavo di mezzo io dopo. E come mi comportavo io? Cosa dovevo fare io? Giacomo decide di far rapporto al comandante della nave, ma non ce n'è bisogno. L'ordine è già partito. E quando io sono andato a lui per dirgli qualche cosa, che io non me la sentivo più, non mi sentivo più il coraggio di andare avanti perché avevo paura di quel che sarebbe potuto succedere, delle responsabilità che avevo, che non potevo più assumermi, eccetera. Lui dice: guarda, ho appena scritto questa lettera a tuo zio, leggila. E lui mi dice, e lui diceva che aveva considerato tante cose e riteneva giusto di far rimpatriare Benito Albino Bernardi perché diventava un pericolo per se stesso e anche per il sottoscritto. Pericolo per se stesso e per gli altri. La stessa frase usata 9 anni prima per giustificare il ricovero di sua madre in manicomio. Da quando ha saputo che sua madre era morta, ha mutato, non mi parlava più, non parlava. Ogni giorno ce ne aveva una di nuova che inventava fuori. Dovevo peggiorare fisicamente, ma io quello me lo aspettavo, conoscendolo profondamente. Benito Albino viene imbarcato su una nave che rientra in Italia. L'ultimo giorno, quando l'ho accompagnato sulla nave e l'ho salutato, e lui piangeva. E forse altrettanto facevo io allora, perché mi dispiaceva doverlo fare, ma non potevo fare altrimenti. Ma la notizia della morte di Ida è falsa.
Non sappiamo perché Bernardi l'abbia telegrafata al ragazzo in Cina, né se ne abbia previsto fino in fondo le conseguenze. Ida Dalser è sempre rinchiusa nel manicomio di Pergine e sottoposta a misure di vigilanza ogni giorno più rigorose. Tutti i giorni deve essere verificato lo stato delle finestre e delle inferriate. Frequenti visite devono essere fatte nella cella, nel bagno, nel gabinetto, onde accertarsi che la Dalser non prepari né la fuga dall'istituto né mezzi atti a togliersi la vita. Nonostante le severe misure di sicurezza, la notte del 15 luglio del 35 c'è un colpo di scena. La malata Dalser, durante la notte, eludendo la sorveglianza del personale di custodia, svitata all'inferriata della latrina, a mezzo di lenzuola annodate è evasa calandosi dal finestrino. Ha detto che aveva nascosto una lenzuola sotto il materasso, sa? Dopo la bagnate, mi ha detto, sa? E ha fatto i nodi e è calata giù. Da manicomio Pergine evasa demente Dalser, diramata circolare per rintraccio e fermo, stop. Comunicarne connotati, stop. Poiché si tratta pazza assai pericolosa, per quanto sembri apparentemente calma, pregasi disporre attivazione ricerche per suo fermo, stop. Uffici confini terra e mare, prefetture Forlì, anche te specie per Riccione et Milano, et questura Roma. Pregasi telegrafare qualsiasi emergenza. Ha lottato, perché era una donna forte anche. Perché se fosse stata un'altra non poteva fare quello che ha fatto, no? Perché anche a scappare ci vuole un coraggio, uno. Ci vuole un bel coraggio, levare le inferriate. Io non sarei capace stata, no? Mamma mia. Ma era una donna forte e battagliera proprio. Le autorità temono che Ida cerchi di raggiungere il duce a Roma o la famiglia del duce in vacanza a Riccione. In realtà, Ida, dopo aver camminato sotto la pioggia tutta la notte, raggiunge segretamente la casa di famiglia a Sopramonte. Ci abbracciati, guardi questo, dopo c'era la questura che dice adesso ci sarà la questura che indaga, diceva. Ecco, lo sapeva bene che era una fuga non stabile che possa rimanere, sanno, credo. Fossi era venuta per vedere se c'era il figlio. Credeva perché abbiamo sempre detto che il bambino era qui con la zia. Quando Ida scopre che anche la famiglia ignora dove sia Benito Albino, gli scrive una lettera senza indirizzo. Saranno le ultime parole della madre al figlio. Sono evasa dal manicomio di Pergine dove gemevo da 10 anni, vilmente sequestrata contro legge e diritto. Gli zii ti racconteranno i particolari. Benito, non piangere. Porto il tuo cuore nella tomba. Ti ho sempre chiamato. Il giorno seguente gli agenti della polizia politica ricevono la dritta che li mette sulla pista giusta. Si è potuto sapere che la donna è ricoverata in casa di suo cognato. Il segretario politico, con una scusa qualsiasi, si presentava in casa. La casa è piantonata da carabinieri e agenti.
I commenti che vengono fatti in città relativi a tutto questo movimento sono senza eccezione contro le autorità. Quando che ha suonato il campanello, lei ha subito detto: vengono a prendermi. Queste parole le ho sentite. Io ho aperto la finestra, che lei dormiva con me, nella stanza assieme, e ho visto che c'è tutta la questura qui sotto, qui in questa stradina, e anche davanti al cancello. Quelli che sono venuti alle 3 di notte sono venuti da Trento con la macchina, perché la sera prima era venuto anche il questore e ci ha parlato a mia zia. E dice, è una persona intelligente, dice, perché mia zia chiacchierava, si è presentata alla fuggiasca del manicomio di Pergine. Come si è presentata? Signora ha espresso interesse a andare a Venezia. Si tratta col Piker per pacificamente trasferire Dalser Venezia prime ore domattina. Caso contrario si porterà con energia a Pergine, il prefetto Piva. Me la ricordo bene questa signora e anche i poliziotti. Mi ricordo sempre che quando l'ultima volta che l'hanno presa era pieno zeppo la piazzola del Dosciolo e lei continuava a ribellarsi con questi uomini. Io sono la moglie del Duce e donna Rachele non è sua moglie, io sono la sua moglie. Viene biasimata la forma del procedere, la quale dà occasione di intrattenere la popolazione del luogo in pettegolezzi e in svariate considerazioni. Dalle autorità veniva raccomandato il massimo segreto, mentre invece con tutto questo apparato di forza di andare e venire si è fatta quasi apposta la più grande pubblicità. Secondo i ricordi del cognato Riccardo Piker, Ida, nel momento di lasciare la casa, lancia un ultimo appello. Contro ogni legge, contro ogni diritto, mi si vuol gettare nuovamente nel sepolcro dei vivi. Maledico l'autore di quest'ordine. E voi, esecutori infami di tale ordine, non udite la voce della coscienza? Ho visto un poliziotto che piangeva e si è girato verso le persone di Sopramonte e ha detto, mi ricordo sempre, e ha detto: sono sposato, ho una moglie anch'io e vedo il terrore di questa moglie. E piangeva. C'erano 4-5 poliziotti, due l'hanno preso per le mani e scendeva giù dalle scale e due di dietro l'hanno messa in una macchina e l'hanno portata via. Stamani all'alba avvenuta partenza d'Alser, trasferita senza incidenti, manicomio provinciale San Clemente, da lei desiderato. La signora preferisce essere accompagnata soli agenti e infermiere, e non cognato, a dimostrare provvedimento imposto d'autorità. Prefetto Piva. La fuga da Pergine sarà l'ultimo tentativo di Ida di rivedere il figlio. Ora siamo entrambi prigionieri. Il figlio non sa se la sua sventurata mamma sia viva o morta. La mamma non sa quale uso diabolico abbiano fatto del figlio. E tu, capo del governo, taci? Nel frattempo, Benito Albino, rimpatriato dalla Cina, sbarca a Brindisi, all'oscuro delle reali condizioni della madre. Mio zio mi ha detto così che quando è arrivato a Brindisi, è arrivato a bordo la polizia di Marina e l'ha trattato proprio da delinquente, eccetera, in un modo inumano, compagnia bella. E ciò, questo qui, si è visto capitare a quello che era capitato, che gli capitava quando era ragazzino. Durante una serie di interrogatori, a Benito Albino viene rivelato che sua madre non è morta ed è sempre rinchiusa in manicomio. Il ragazzo rimane agli arresti in una caserma della Marina di Brindisi per 3 settimane. Da qui viene tradotto all'ospedale militare di Taranto. Nella cartella clinica non viene menzionato il fatto che Benito Albino sia e si dichiari figlio di Mussolini. Non sappiamo se il ragazzo abbia improvvisamente smesso di sostenerlo o se le autorità abbiano deciso di non far comparire la cosa su un documento ufficiale.
È impaziente d'uscire. Rivela nel ragionamento lo scadimento delle sue facoltà mentali, sebbene in maniera non molto grave. Fatuo, puerile, si nutre con appetito. Pochi giorni dopo il ricovero, il comando della Marina ordina all'ospedale militare di Taranto di rilasciare Benito Albino nelle mani del padre adottivo. Il 5 agosto del 35, Giulio Bernardi fa internare il ragazzo all'ospedale psichiatrico di Milano a Mombello. Secondo la cartella clinica, Benito Albino entra volontariamente in manicomio in base all'articolo 53, per il quale un individuo maggiorenne, che ha coscienza del proprio stato di alienazione, può chiedere di essere ricoverato. Ma il ragazzo, al momento del ricovero volontario, non è neanche maggiorenne. La valutazione medica si basa in gran parte sulla descrizione del ragazzo fornita dal padre adottivo. Quando si arrabbia perché non soddisfatto nei suoi desideri, compreso quelli fisiologici, il soggetto diventa di una paurosa prepotenza bestiale. Il ragazzo si sente perseguitato da tutti, non ama fare amicizie, si ritiene di un'educazione superiore e pertanto desidera conversare con persone di più alto grado di lui. A mezzo dei giornali vuole tenersi al corrente degli affari politici, ama leggere i cosiddetti libri gialli, anzi lui vorrebbe i super gialli. È furbo ed astuto quanto mai. Non mi meraviglierei se riuscisse a fuggire. Il fatto che il ragazzo sia figlio riconosciuto di Mussolini viene omesso sia da Bernardi che dai medici. Stamani mi è pervenuta una cartolina aperta con l'esatto indirizzo e nella quale dice di star bene e di voler ritornare a casa. Chi ha impostato la cartolina? Giulio Bernardi. Gli psichiatri di Mombello emettono la diagnosi. Sindrome paranoide, la stessa usata dai medici di Pergine per la madre. Il 24 ottobre del 35 il Tribunale di Milano dichiara Benito Albino in tale stato di infermità di mente da essere pericoloso a sé e agli altri e ne ordina l'internamento definitivo in manicomio. Il ragazzo perde, un anno prima di acquistarli, due diritti importanti che gli competerebbero con la maggiore età: l'uso legale del cognome Mussolini e il possesso del patrimonio di 100.000 lire a lui destinato dallo zio Arnaldo. Il direttore del manicomio invia periodici rapporti sulle condizioni di Benito Albino a Edoardo Rapetti, al Popolo d'Italia, che li inoltra a Mussolini. Sono dolente di dovermi confermare sempre più nel concetto che il povero ragazzo sia affetto da una forma di demenza precoce, schizofrenia, della varietà paranoide, sovrapposta sia un substrato di deficienza psichica. Non ho bisogno di confermarle che sarà sempre trattato con la massima cura e amorevolezza. La prego di considerarmi fascisticamente devotissimo, professor Luigi Luggiato. Benito Albino soffre ad essere rinchiuso in manicomio e chiede più volte a Bernardi di essere liberato. Caro padre, spero che mi porterai a casa. Così verrò a trascorrere assieme a tutti 3 mesi di convalescenza. E nel frattempo andrò a vedere quella santa donna di mia madre e poi partirò per l'Abissinia. Ma Bernardi non fa nulla per far rilasciare il ragazzo dal manicomio. Anzi, diminuisce la frequenza delle sue visite. Da varie settimane sono ricomparsi saltuariamente spunti persecutori contro gli altri ricoverati e contro il personale. Talvolta il paziente si è presentato al sottoscritto pallido in volto, tremante, accusando il personale di volerlo avvelenare. L'unico svago è il cinema del manicomio, al quale Benito Albino viene accompagnato sotto stretta sorveglianza. Non stretta abbastanza. Ieri nel pomeriggio alle 14, condotto al cinema, si allontanava dalla sala, usciva dal finestrino del gabinetto e si allontanava in direzione di Solaro. Poté proseguire perché vestito di abiti civili. La fuga di Benito Albino dura anche meno di quella di sua madre. Fu raggiunto da 2 infermieri mentre telefonava per ordinare una macchina a Desio per farsi condurre a Trento. Si toglie il permesso di indossare abiti civili e di uscire dalla sezione. Sorveglianza speciale. Egregio dottor Emma, le prometto che una mancanza simile non la commetterò mai più di fuggire. Lo scopo perché sono venuto qui in Italia è di vedere mia madre, che è 12 anni che non la vedo. Rivedere sua madre, un desiderio che rimarrà inappagato.
Ai primi di dicembre del 35, la sorella di Ida riceve una lettera dal manicomio di Venezia. La signora Dalser Ida Irene è stata oggi nuovamente colpita da una lesione cerebrale. Ho ritenuto necessario farle noto quanto sopra per l'eventualità che ella desiderasse visitarla. Il medico direttore. Siamo andati a Venezia a trovarla. Era a letto. Il direttore ci ha accompagnati nella stanza. Era abbastanza bene, parlava bene. Dice, guarda dove sono, qui sono, cara, mi ha detto. E qui non so quando posso uscire, no? Perché ormai si immaginava. Ida Dalser muore nel manicomio di Venezia il 3 dicembre del 37 di emorragia cerebrale. La donna che con le sue accuse a Mussolini aveva impegnato per 22 anni l'apparato di polizia del regime tace per sempre. Il suo corpo viene inumato nell'isola di San Clemente in una fossa comune. La famiglia non riavrà mai la salma. La notizia della morte della madre, questa volta vera, non verrà mai data a Benito Albino. Le visite al ragazzo in manicomio, da parte del padre adottivo, si fanno sempre più rare, tanto che Benito Albino crede che Bernardi sia morto. Nella sua cartella clinica, per quasi 2 anni non appare nulla, nessuna visita, nessun evento da segnalare. Il ragazzo è praticamente abbandonato a se stesso. Il 7 febbraio del 1939, Giulio Bernardi, promosso nel frattempo direttore di un grande ospedale a Milano, muore. Alla vedova di Giulio Bernardi viene data una liquidazione di 51.000 lire come indennità per i servigi da lui resi al regime. Del denaro che Bernardi amministrava come tutore di Benito Albino e di Ida Dalser non è rimasta traccia. Anche di Benito Albino il regime cercherà di cancellare le tracce. Secondo la versione ufficiale, il ragazzo muore nel 1941 in un'azione di guerra a bordo della nave Conte Verde. In realtà, nel 1942, è ancora rinchiuso nel manicomio di Mombello. Delle sue condizioni, il duce è tenuto costantemente informato. Da circa un mese manifesta una infrenabile tendenza a graffiarsi, a grattarsi la faccia in modo da prodursi delle scoriazioni che deturpano alquanto la sua fisionomia. Il medico curante del reparto vorrebbe tentare un trattamento con l'insulina, cura non immune da qualche pericolo. Ma per fare questo, attendo che mi comunichiate la rispettiva autorizzazione. In 2 mesi Benito Albino riceve 30 iniezioni di insulina, che lo mandano in coma 9 volte. Ma la rischiosa terapia non dà i risultati sperati. Invariato. È abbastanza tranquillo, ma disordinato. Si spoglia in cortile per grattarsi, non parla mai con nessuno, è appartato. È stato per qualche mese a letto perché continuamente si graffiava il viso e il capo. Ora è alzato. Interrogato, non risponde che a malapena, non a tono. Frasi sconnesse e sorride fatuamente. Passa un anno intero prima che i medici trovino qualcosa da segnalare sul ricoverato. Sarà l'ultima annotazione sulla sua cartella clinica. Deperito, soggetto a frequenti scariche di arroiche. Chiamato stamane alle ore 5, ho trovato l'ammalato in gravi condizioni. Polso filiforme, frequentissimo, respiro superficiale ed irregolare. All'esame dell'apparato cardiaco, toni concitati, impuri, deboli. Le condizioni generali appaiono gravissime. Benito Albino muore il 26 agosto del 42, a solo 26 anni. Causa ufficiale della morte, marasma, che vuol dire un decadimento estremo delle condizioni dell'organismo. Pesa meno della metà di quando è entrato volontariamente in manicomio 7 anni prima. Contrariamente alla prassi normale, non si fa un'autopsia in attesa di istruzioni dal Popolo d'Italia. Ho avuto soltanto ieri notizia della morte del ragazzo. Per il trasporto funebre vi ho fatto dire di regolarvi come meglio credevate. Ho comunicato naturalmente a chi di dovere la ferale notizia.
mentre lui navigava mi scriveva tutti i giorni, magari 2 o 3 volte al giorno mi scriveva. Magari una lettera piena di insulti, seguita da un'altra che mi diceva che io ero nella sua vita, ero il suo unico amico che doveva ringraziarmi per tutto quello che io le avevo fatto, che capiva quanto gli stavo a cuore, eccetera, che sperava di rivedermi ancora, insomma, di sentire. E non ho potuto più vederlo. Le spoglie del primogenito maschio del Duce vengono inumate nella fossa 931, reparto B, campo 3 del cimitero di Limbiate, riservato ai pazienti del manicomio di Mombello. Da qui finiscono nell'ossario comune. A Trento la famiglia Dalser non viene informata della morte. Io facevo la mia inchiesta poco tempo dopo che questo ragazzo era morto. Allora cosa feci? Andai al manicomio di Mombello e chiesi di essere ricevuto dal direttore. Fui ricevuto dal direttore e io gli dissi: sono un giornalista della settimana Incom, devo fare delle ricerche su un suo paziente che si chiamava così e così. Allora lui capì subito e mi disse: no, non, mi dispiace, senza neanche guardare i documenti, mi disse: no, mi dispiace, ma un signore che si chiamasse Benito Albino Mussolini, sia pure d'Alsa, qui non c'è mai stato. E mentiva assolutamente. Perché mentiva? Perché quando io arrivai, andai in segreteria e dissi che volevo parlare col direttore, e loro mi dissero: il direttore sta facendo il giro delle camerate nell'ospedale, ma se vuole intanto l'aiuto io, mi dice il segretario. Cosa? E io dissi: no, devo rivedere delle cose su uno che è stato vostro paziente. E lei mi mise sul tavolo la cartella, e quindi non potei fare come a Pergine di prendere appunti o di prendere documenti, ma avevo visto che c'era la cartella di lui. E allora io le dissi: caro signore, lei dice una bugia. Nel 1946, caduto il fascismo, la famiglia Dalser chiede che venga fatta giustizia e che i responsabili della tragica fine di Ida e di suo figlio vengano puniti. La magistratura apre un'inchiesta. Il pubblico ministero presso la Corte straordinaria di Assise di Trento ha trasmesso a questo ufficio gli atti del procedimento penale contro Verdiani Mario ed altri per il reato di maltrattamenti in persona di Dalser Ida e sequestro di persona ai danni di Dalser Ida e Benito Albino Mussolini, trattandosi di reati fascisti anteriori all'8 settembre 1943. Prego rilevare le generalità e l'attuale soggiorno di Verdiani Mario Fu Giuseppe, ex segretario del Fascio di Trento, Panini Finotti, ex questore di Trento, Guadagnini Giuseppe, ex prefetto di Trento, Tamburini Tullio, ex console della milizia di Trento. Dopo circa un anno, tutti i personaggi coinvolti nella vicenda vengono rintracciati dalla questura. Sono ancora in vita e il loro recapito è trasmesso alla magistratura. Ma l'istruttoria si ferma qui. Nel giugno del 1946, con la nascita della Repubblica, viene concessa l'amnistia per i reati politici commessi durante il fascismo. Gli atti processuali per maltrattamenti e sequestro ai danni di Dalser Ida sono archiviati con la seguente dizione. 4 gennaio 1947. Richiesta al giudice istruttore di pronunciare sentenza. Non promuovere azione penale.
vita è